L'attuale manovra, la cosiddetta manovra di Ferragosto, rischia con l'articolo 8, che è l'unico che per ora non è stato messo in discussione, ma se ne sta andando così all'approvazione del Parlamento, rischia di mettere inserire nel nostro ordinamento giuridico ulteriori motivi di precarietà, cioè di, diciamo, portare all'estremo questa precarietà, perché come sapete nell'articolo 8 si stabilisce che tutta una serie di materie, tra cui anche la recessione del rapporto di lavoro, quindi in pratica il licenziamento, ma non solo, anche i co-co-co, le partite IVA, i co-co-pro, tutta una serie di materie riguardanti anche il lavoro autonomo, possano essere stabilite dalla contrattazione aziendale in deroga sia ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia addirittura all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che è una legge dello Stato, creando ancora più confusione nel sistema giuridico. Questo è il quadro che ci troviamo. In Inghilterra, che è uno dei paesi simbolo della deregolamentazione del diritto del lavoro, se un lavoratore qualsiasi viene assunto per un giorno, quel giorno viene pagato di più del lavoro dipendente, non di meno. Questo disincentiva il ricorso, o perlomeno lo fa fare solo quando davvero ce n'è bisogno. In Italia no, perché se un lavoratore a partita IVA costa comunque un terzo in meno solo come salario, o un quarto in meno di un lavoratore dipendente, in più non ha nemmeno tutte le protezioni sociali che ha quell'altro lavoratore, è ovvio che io comunque, se posso, faccio ricorso alla partita IVA, alla collaborazione coordinata continuativa e così via. Quindi la soluzione, una delle soluzioni che propone la CGIL e che abbiamo anche fatto presentare in un disegno di legge in Parlamento, che si chiama lo Statuto del Lavoro Autonomo, esattamente come l'hanno chiamato in Francia 3 anni fa in una delle leggi che io credo più avanzate che ha fatto fare Zapatero in quel paese, proprio per affrontare questo fenomeno di abuso, è quella di dire: bene, chiunque viene assunto, chiunque ha un contratto, che sia di partita IVA, che sia di collaborazione, che sia di lavoro dipendente, se è lavoratore autonomo, se non ha un contratto di lavoro subordinato, deve costare almeno quanto un lavoratore dipendente più il 15%, perché una serie di protezioni sociali e di tutele se le deve dare da solo. Quindi deve costare di più, non deve costare di meno. Io premetto che evidentemente questo del welfare è un tema che non si risolve a livello comunale, diciamo che il livello su cui bisogna ragionare è un altro. Quello che può fare un'amministrazione come la nostra e fare delle sperimentazioni e poi consegnarle, diciamo, alla discussione e consegnarle ad un livello superiore. Io in questi termini, cioè sapendo di poter agire con strumenti limitati sia per i compiti che ci sono stati assegnati dallo Stato, diciamo, a noi comuni, sia per risorse economiche, ho comunque proposto l'idea di sperimentare una misura di sostegno al reddito destinata ai lavoratori, diciamo, intermittenti che non godano di altre tutele, che non abbiano altri fonti, diciamo, patrimoniali o ricchezze a cui accedere. Ho chiesto ad un gruppo di esperti, docenti universitari e altri esperti, di mettersi a disposizione, diciamo, gratuitamente della giunta comunale per aiutarci a formulare tecnicamente una proposta che abbia queste caratteristiche, cioè abbia la caratteristica di essere una misura sperimentale, cioè che noi sperimentiamo per un periodo limitato di tempo, un anno e mezzo, e i cui effetti poi vengono valutati, cioè che abbia in sé uno studio di valutazione. Molte leggi in altri paesi, dai paesi, diciamo, del Nord Europa agli Stati Uniti d'America, la legge, soprattutto quando comporta della spesa, già prevede che si faccia la valutazione della misura, cioè che ci sia uno studio che dica qual è stato l'impatto di quella misura, diciamo, sui destinatari, sui cittadini destinatari. Io penso una cosa di questo tipo, che appunto abbia la caratteristica di essere pensata anche da esperti, diciamo, persone di alto rilievo, indiscutibili, provenienti da vari orientamenti, diciamo, politico-culturali, che ci aiutino a disegnare la misura, che la misura venga sperimentata per un periodo limitato e che se ne valutino gli effetti. Noi abbiamo provato
a ragionare su alcune proposte. E ovviamente in Regione Lombardia, in un silenzio un po' imbarazzante, però ovviamente il compito della politica è anche quello di fare delle proposte, quindi ci abbiamo provato. E sicuramente ci sono due temi molto molto importanti. Il primo tema è quello che ci veniva suggerito anche dal Movimento delle Donne di Se Non Ora Quando, di una tutela universale della maternità. È un problema che toccava anche prima Davide, perché è un problema che ormai riguarda il 50% delle donne sotto i 40 anni e ovviamente questa percentuale non può che andare a crescere, cioè il 50% delle lavoratrici, proprio perché sono lavoratrici che una volta avremmo chiamate atipiche, adesso anche l'aggettivo atipico è molto vecchio, non hanno la tutela della maternità. Allora passare a una tutela universale pensiamo che possa essere una cosa importante e doverosa. Noi l'abbiamo fatto come SEL in Regione Lombardia, abbiamo fatto una proposta di legge regionale al Parlamento italiano. E ovviamente è rimasta nel cassetto, perché poi ci troviamo anche di fronte ad una classe politica regionale che si riempie la bocca di famiglia appena gli è possibile, ma sono sempre le famiglie degli altri, non lo so, quando c'è da mettere in campo un intervento vero non si sa. Poi tra l'altro si danno anche molti soldi, diversi milioni di euro per il fondo NASCO, non so se sapete di cosa si tratta di un po' di elemosina alle donne che scelgono di non abortire, ma al di là di quello delle politiche davvero vere per sostenere le madri, le lavoratrici non viene fatta. E questa però io penso che debba diventare davvero una battaglia di tutti, è un punto non solo di equità ma anche di progresso. Il secondo tema invece l'ha già toccato Cristina chiamandolo reddito di intermittenza. Noi abbiamo provato a lavorare come SEL sul tema del reddito minimo garantito, che un po' si assomiglia, insomma, il concetto all'incirca è quello, che è una misura tra l'altro che esiste in tutti i paesi europei tranne l'Italia, la Grecia e l'Ungheria e che è stato interpretato in diversi modi, ma sicuramente è una misura molto importante, perché non solo è una misura di contrasto alla povertà e per l'autonomia delle persone, ma è anche una misura che può consentire un diverso inserimento nel mondo del lavoro e un diverso, come dire, è una diversa tutela per chi viene espulso dal mondo del lavoro e appunto si trova per un certo periodo a non trovarne altro.